Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono DGR99 e oggi parliamo di una notizia di calciomercato davvero clamorosa che riguarda una neopromossa della Serie A, ossia il Como. Il Como è una delle squadre italiane maggiormente attive sul calciomercato e sta per ufficializzare tantissimi colpi importanti, ma certamente il più clamoroso fra questi è Raphaël Varane. Varane, ragazzi, è un difensore francese che si è appena svincolato dal Manchester United e che sembra essere pronto a sbarcare al Como. Ripercorriamo velocemente la carriera di Varane. Varane venne acquistato dal Real Madrid quando aveva appena 18 anni ed è rimasto lì per 10 anni, dal 2011 al 2021. Durante questi anni Varane ha modo di crescere, di fare esperienza e vince ben 4 Champions League. L'anno migliore per Varane è stato sicuramente il 2018, in cui ha vinto sia la Champions con il Real Madrid, sia il Mondiale con la Francia. Nel 2021 lascia il Real Madrid e si trasferisce appunto al Manchester United. Non la migliore delle scelte perché, come è accaduto per tantissimi altri calciatori, anche Varane nello United non riesce a esprimere il massimo potenziale nonostante le aspettative e finisce appunto 3 anni dopo svincolato, pronto ad approdare in una promossa, neopromossa della Serie A. Ragazzi, secondo me Varane al Como è un colpo di calciomercato clamoroso. Il Como sappiamo essere la squadra più ricca d'Italia, una squadra veramente ricchissima. E ragazzi, lo stipendio di Varane allo United era veramente altissimo, percepiva circa 20 milioni di euro all'anno, che è uno stipendio improponibile in Serie A. Pensate che lo stipendio più alto della Serie A è Vlahovic con 12, lui ne percepiva 20 ed è uno stipendio che in Serie A non può essere assolutamente raggiunto. Infatti il Como ovviamente gli offrirà un ingaggio minore, ma comunque ragazzi io credo che l'ingaggio offerto dal Como sarà abbastanza alto. Non so le cifre, però ragazzi secondo me sarà un ingaggio comunque molto importante. Ragazzi, il Como, oltre a Varane, sta per ufficializzare altri colpi. In porta prenderà Paulo Lopez e Reina, che sono due portieri di grandissima esperienza, e ha acquistato sempre in difesa Dossena del Cagliari, che quest'anno ha fatto veramente un'ottima stagione e che si è dimostrato un difensore adatto alla Serie A. Ma ragazzi, Varane darebbe una mano davvero clamorosa, perché... Ma non solo per la sua immensa esperienza, stiamo parlando di un calciatore che ha vinto un mondiale e 4 Champions League, ma anche per l'età, ragazzi, Varane ha 31 anni, non è vecchio. Perché ragazzi, è vero che, cioè, se pensiamo alla Salernitana, a gennaio di quest'anno comprò Boateng e Manolas, ma sono due difensori che ormai sono finiti, ormai sono vecchi e non sono più quelli di prima. Ma Varane, ragazzi, ha 31 anni. È ancora nel pieno della carriera. È vero, quest'anno ha avuto diversi infortuni, ma se Varane dovesse recuperare la miglior condizione fisica, il Como si assicurerebbe uno dei difensori più forti d'Europa. Cioè, ragazzi, è vero che in questi anni ha fatto male, ma stiamo parlando di Varane. 31 anni, ragazzi, è nel pieno della sua carriera. Se il Como riesce a prepararlo bene atleticamente e riesce a recuperare la miglior condizione fisica, il Como si ha preso uno dei difensori più forti d'Europa. E mi stupisce, ragazzi, che nessun'altra squadra sia interessata a lui, perché è vero che che allo United prendeva tantissimi soldi, ma il Como se lo taglierà l'ingaggio, eppure lui ha accettato. Perché le altre big d'Europa non l'hanno preso? Questa comunque è un'interrogativa abbastanza importante, perché comunque, ragazzi, il Como lo prenderà a zero, quindi è un colpaccio clamoroso. Potrebbe essere il colpo del calciomercato, il miglior colpo della Serie A. Assolutamente clamoroso, ragazzi, un colpo da 10 e lode. Stiamo scherzando, ragazzi. Varane in una neopromossa della Serie A ed ha 31 anni. Clamoroso. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Cosa ne pensate di Varane al Como? Ci vediamo, come detto, in un prossimo video.